Buongiorno da Portotolle, località Barricata. Oggi seguiamo l'evento intermedio regionale relativo al progetto Turismo sociale ed inclusivo nelle spiagge venete, edizione 2021. Presente l'evento, la direzione delle aziende ULS 3, 4, 5, l'assessore regionale al territorio e alla cultura Cristiano Corazzari, i sindaci di Rosolino e Portotolle, le cooperative sociali, le associazioni di volontariato e i referenti degli stabilimenti balneari che hanno collaborato con l'azienda ULS 5. Seguiamo alcuni momenti di questo evento. Allora, buongiorno a tutti. Io sono anche molto emozionata perché siamo nel nostro territorio, nel mio distretto anche, dove insomma qui noi ci lavoriamo ed è quindi anche un impegno, oltre che dal punto di vista lavorativo, anche emotivamente importante per noi. Quindi diamo benvenuto a tutti i colleghi, alle autorità, a tutti i rappresentanti delle cooperative che hanno con noi collaborato per questa magnifica giornata e per tutto l'intero progetto, nonché al sindaco di Portotolle, che siamo proprio nel suo territorio e chi meglio di lui poi può rappresentarlo anche, ecco, a tutti voi. Questo oggi è l'evento intermedio, il progetto appunto Turismo Inclusivo nelle Spiagge Venete, che è alla sua quinta edizione, quindi l'anno scorso è stato un momento ancora più difficile di quest'anno, però insomma qualcosina abbiamo fatto. Noi siamo partiti nel 2017 e questo ha visto le tre aziende ULS, la 3, la 4 e la 5, mettersi insieme, praticamente tutta la costa della regione Veneto. Ecco, è un progetto, Turismo Inclusivo nelle Spiagge Venete, si capisce già da sé, è un progetto che ha due grandi obiettivi, quello di cercare di migliorare l'offerta turistica, un'offerta turistica per tutti, quindi sia in termini di accessibilità, abbiamo lavorato molto anche in questo territorio con i nostri bagni, con le nostre strutture per cercare di migliorare appunto il problema delle barriere architettoniche, ma anche proprio nell'interno. Inclusione della vacanza, rendere i momenti di gioia da trascorrere sulle spiagge, nell'allegria, inclusivi, quindi che siano per tutti. E questo ha portato a creare questo trenino, mi piace dire, che appunto dal Veneto orientale scende proprio qui nell'ultimo punto finale che è del nostro territorio, che siamo nel territorio comune di Portotolle, proprio a Barricata. È uno dei temi fondamentali dove da quando ci siamo insediati con la Silvana e con gli altri assessori, il fattore di essere inclusivi, abbiamo creato la delega proprio con l'assessorato al PEBA, l'eliminazione delle barriere architettoniche. Abbiamo un progetto molto ambizioso perché comunque è uno dei temi, ecco, principali su cui ci stiamo adoperando, perché le nostre spiagge sono naturalmente molto particolari, sono diverse da tutte quelle che esistono sul territorio, sono divise dalla terraferma, hanno gli scali, il fattore della demanialità non riconosciuta, le difficoltà sugli investimenti. Nonostante ciò stiamo creando un ambiente che sia veramente per tutti, e l'inclusione è molto di più che l'accessibilità. L'inclusione è essere veramente parte, ognuno con quello che ha da portare, con quello che riesce a dare di suo, di creare un mondo che è veramente diverso. Credo che questo sia il fattore, diciamo, fondamentale di queste giornate, che hanno proprio questo obiettivo anche di riuscire a divulgare questo e di riuscire ad avere sempre più risorse, sempre più possibilità, ma soprattutto ognuno di noi di fare la nostra parte. Noi, con molta umiltà e in punta di piedi, lo stiamo cercando di fare in tutti i modi possibili, e ringrazio tutti, in primis ASDA, perché naturalmente la collaborazione nasce da lì, la regione del Veneto, ma adesso Cristiano naturalmente dirà, se farà la sua parte, naturalmente portando ciò che è il pensiero della regione. Credo che, ecco, solo l'unità di intenti e la trafila istituzionale può riuscire a migliorare questo, insieme al privato, insieme naturalmente agli operatori che stanno facendo questi grandi sforzi. Quindi un grande lavoro di squadra, e io naturalmente non faccio altro che augurarmi che sia un'estate straordinaria, in cui tutti i numeri siano positivi, in cui si raggiungano veramente dei risultati, oltre ad essere concreti e positivi, che siano il viatico per andare avanti su questa strada. E quindi confermo anche da parte
della regione, l'impegno a che questo sia un punto, dopo 5 anni di progetto, un punto non di arrivo ma di partenza e di continuità anche verso il futuro, perché questa è la strada giusta per il nostro territorio, per il nostro turismo e per i servizi che dobbiamo alle famiglie e ai ragazzi. Grazie a tutti e complimenti.